La grande classica del calcio italiano, la partita che tutti vorrebbero giocare. A Milano San Siro va in scena un nuovo capitolo di una storia lunga 120 anni. Questa è Milan-Juventus. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia e buon divertimento. Rieccoci nuovamente in campo a pochi giorni dalla bella vittoria contro la Lazio. Rieccoci nuovamente a seguire e a sostenere i nostri colori, il rosso-nero del Milan, in una partita che vuol dire storia, che vuol dire storia del calcio italiano. Un Milan-Juventus, dodicesima giornata del campionato di ritorno, che vede un Milan lanciato verso l'Europa grazie anche agli ultimi risultati, soprattutto grazie alle ultime prestazioni decisamente positive, prestazioni che hanno portato alla vittoria convincente di Lecce, alla vittoria in casa contro la Roma e allo sfortunato pareggio di Ferrara, oltre che alla vittoria in casa di una Lazio che non aveva mai perso. Le immagini che avete visto sono quelle di Castiglieco, che invece purtroppo abbiamo perso proprio per un infortunio da valutare ancora, Ferrara, ma le formazioni ufficiali sono le seguenti. Le scelte di Pioli e Sarri non si discostano di molto da quelle preannunciate alla vigilia, con il Milan che schiera Donnarumma in porta, Conti, Kier, Romagnoli, Teo Hernandez in difesa, Bennacer, che sì, cerniera di centrocampo, davanti alla quale si muoveranno Alexis Alemacher, Lucas Paquetá e Ante Rebic, che torna nel suo ruolo naturale, se così vogliamo, di esterno sinistro, con Zlatan Ibrahimovic là davanti. Lui e Ronaldo hanno realizzato insieme oltre 1250 gol. Intanto quelle che vedete sono le immagini, il ricordo che il Milan e San Siro attribuiscono al grande Ennio Morricone. Un saluto, un ricordo a cui ci leghiamo anche noi ascoltando le sue note trasmesse nello stadio di San Siro. E con questo magico sottofondo andiamo anche a vedere quelle che sono state le scelte di Maurizio Sarri, con Szczęsny in porta, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Bentancur, Pjanic, Rabiot a centrocampo, Bernardeschi e appunto Ronaldo, a coadiuvare Gonzalo Higuain, punta centrale di questa Juventus. Tanto inquadrato anche Gianluigi Buffon, che ha superato di una presenza con 648 gettoni Paolo Maldini nella partita vinta dalla Juventus contro il Torino. Oggi torna in porta Wojciech Szczęsny, la 22esima presenza in campionato per lui. Inquadrati sono già sul rettangolo di gioco l'arbitro, che è Marco Guida di Torre Annunziata, i suoi assistenti Ciro Carbone di Napoli e Salvatore Longo di Paola. Il quarto uomo è Federico Lapenna di Roma 1, al VAR Piero Giacomelli di Trieste, all'Avar Filippo Meli di Parma. Tanto vedete che sta entrando sul rettangolo di gioco come da procedure anti-Covid la Juventus. Le squadre arrivano in maniera separata, con Bonucci a trascinare i bianconeri, il capitano della Juventus inquadrato. Le telecamere indugiano ovviamente anche su Cristiano Ronaldo. Bonucci e la sua concentrazione dell'ex, con il Milan 51 presenze, 2 gol, mentre con la Juventus partita numero 401 per Leonardo Bonucci. Per un Sarri che ha scelto il centrocampo delle ultime 4 partite con Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot, la cerniera di centrocampo. Entra il Milan trainato dal capitano Alessio Romagnoli, e dietro di lui tutta la squadra, con Alexis Alemacher, lo vedete inquadrato, alla seconda da titolare con la maglia del Milan, tra l'altro consecutiva. Lo sguardo, la serenità di uno Zlatan Ibrahimovic, è molto sereno anche prima della gara dell'Olimpico, e poi è entrato in maniera decisiva nella partita
con un gol annullato, un rigore trasformato e un assist da Calhanoglu, perché è stato lui a consegnare il pallone poi per il gran gol del turco, che nonostante il lieve infortunio ha recuperato e partirà oggi dalla panchina per uno dei giocatori che si sta dimostrando un grande leader carismatico e tecnico di questa squadra, il turco Hakan Calhanoglu. Inquadrato anche Donnarumma con i suoi 11 clean sheets, come lui nessuno in questa Serie A. La Juventus allo stesso modo ha collezionato lo stesso numero di porte inviolate, ma con l'alternanza di Wojciech Szczęsny e Gianluigi Buffon. Pertanto il primato per questa speciale classifica spetta al nostro Gigio Donnarumma da Castellammare. Intanto Romagnoli e Bonucci, che guidavano la difesa del Milan in passato, si trovano ora a scambiarsi i gagliardetti. E intanto rivediamo lo scacchiere tattico scelto da il nostro allenatore Stefano Pioli, con indisponibili, ricordiamo Duarte, appunto abbiamo visto inquadrato in tribuna Samu Castiglieco, Musacchio, e Musacchio è l'altro diffidato insieme ad Alessio Romagnoli. La Juventus di Sarri invece non avrà Demiral, De Sciglio e Khedira, che rientrano tra gli indisponibili, squalificati Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, diffidati Bentancur e Cuadrado, con la panchina del Juventus che ha, così come quella del Milan, tante carte da poter giocare. I cinque cambi sono sempre più determinanti nei tre slot eventuali per poter modificare a gara in corso la formazione. Avete sentito Maurizio Sarri che dice dai raga subito. Il risultato della Lazio lo conosciamo, ha perso al Via del Mare di Lecce per 2-1, è tutto pronto, fischietto in bocca per Marco Guida di Torre Annunziata, un check con i suoi assistenti, uno sguardo all'orologio, comincia Milan-Juventus, il primo pallone è per gli ospiti. Rilancio lungo, subito a cercare la corsia mancina, Bentancur per Cuadrado, Pjanic, la pressione di Rebic, Bernardeschi viene basso a cucire gioco e a scambiare con Danilo e Ronaldo, subito gioco di gambe per Cristiano Ronaldo, sale Machera a combattere, a sradicare il pallone al portoghese, 30 secondi, se ne sono andati con la rimessa laterale per la Juventus. Bentancur sulla destra per Cuadrado, lo fronteggia Paquetà. Vediamo subito come in questo inizio di gara sia Rebic a giocare sotto punta, come trequartista centrale se vogliamo, o seconda punta in un ridisegnato 4-4-2 con Salemaker esterno destro e Paquetà esterno sinistro, annusando le formazioni. Era ipotizzabile uno schieramento così, con Rebic vicino a Ibrahimovic per poter dialogare con lui, per poter sfruttare una verve realizzativa straordinaria per il nostro croato. Rabiot, Pjanic, Bentancur, Higuain sbaglia il primo pallone della sua partita, Teo Hernandez tutta calma guadagna campo e offre a Paquetà la possibilità di proseguire l'azione, difendere il pallone e guadagnare anche la rimessa laterale che Teo Hernandez scarica indietro da Romagnoli. Donnarumma e Simon Kjær. Kjær Romagnoli, una coppia tutta affidabilità finora. Bennacer viene incontro. La Juventus aspetta, non attua un pressing offensivo, rincula nella propria metà campo e con calma scherma le linee di passaggio, anche perché il Milan ha fatto molto bene contro la Lazio saltando la prima linea di pressing e poi andando in campo aperto a giocare gli uno contro uno, e ripartenze mortifere per il Milan. Stesso disegno tattico con un Ibrahimovic che viene basso a giocare questa palla, diventando il sesto giocatore più arretrato della formazione rossonera.
Paquetà di prima intenzione, Rebic molto bene, l'apertura per Teo Hernandez leggermente lunga, applausi per l'idea, per la combinazione, per questo 1-3 non chiuso da Ante Rebic, ma giocata a memoria, giocata intelligente di Ante Rebic, che si butterà verosimilmente dentro quando Zlatan Ibrahimovic andrà a colorare la tre quarti rossonera. Inquadrate le due dirigenze, prima quelle della Juventus e poi quella rossonera, che sì, non contentissimo. Cuadrado fa salire Pjanic, poi scambia con Bentancur. La pressione di Bennacer su Gonzalo Higuain. Bonucci, largo di prima, l'anticipo di Conti, molto bene Andrea Conti che tiene il pallone in campo, la sovrapposizione interna di Ante Rebic, il pallone passa e sarà il primo calcio d'angolo del match colorato di rossonero. Rivediamo la grande azione di Andrea Conti, che quando vede Cristiano Ronaldo si esalta nella sua prestazione individuale. Ha fatto molto bene contro il portoghese nel recente passato, nelle sfide dirette con il numero 7 bianconero. Possibilità di far male con Bennacer, che va sul secondo palo, troppo sul portiere. Szczęsny fa sul pallone, rilancia immediatamente per la freccia Cuadrado, che verticalizza rapido. Conti attento, Paquetà prestato, attenzione Teo Hernandez, Pjanic su di lui, Rabiot un 2 contro 2 con Bernardeschi che apre l'allettone con il braccio sinistro, tocca il pallone, guida, è sicuro. Rivediamo inquadratura, non lascia capire. Chiellini dice il pallone probabilmente scivolato, prima sul petto poi sulla mano. Mima, Chiellini che torna in panchina dopo la rottura del crociato, dopo un nuovo infortunio. Chiellini che ha giocato 3 partite in questa stagione. Zlatan Ibrahimovic pizzicato in posizione di offside, gol annullato a Lecce, con Zlatan che prende aria per respirare a sinistra e poi andare a puntare, lo ha fatto a Lecce nascondendosi tra virgolette sul secondo palo per poi andare a pungere con il piattone destro. Anche qui un attimo di ritardo nel movimento e lo svedese è in offside. Pressione del Milan che porta alla conquista di una rimessa laterale con Paquetà che fatica e suda molto per la squadra, lavora tanto anche in fase difensiva il brasiliano. Romagnoli dietro, che sì, di prima intenzione per Alessio Romagnoli. Teo Hernandez si abbassa per ricevere Paquetà, pallone per il brasiliano, molto bene a due tocchi per Kessié, che scivola da sinistra a destra verso Ismael Bennacer, verticale tra le linee, a memoria Ante Rebic. Danilo capisce tutto. Ancora il possesso del Milan con Paquetà all'indietro per Teo Hernandez. La Juventus ha perso solo 3 gare in questa stagione, tutte e 3 in trasferta in Serie A. Se aggiungiamo al computo gli impegni europei, sono 4 le sconfitte e anche la quarta è arrivata in trasferta in casa del Lione nel primo scontro diretto di Champions League. Che si recupera un buon pallone, che sia uomo su Milinkovic Savic contro la Lazio, vedremo oggi se avrà un po' di libertà in fase difensiva. Tanto il pallone è ancora del Milan, che prosegue il possesso. Conti, il pallone all'indietro, i ritmi sono ancora bassi, aspettando un'accelerazione perché no vincente. Paquetà ancora vince il duello fisico con Cuadrado, Bernardeschi elude l'intervento di Rebic e si appoggia a Cristiano Ronaldo, su di lui Alessio Romagnoli, riconquista il pallone ancora Andrea Conti, bella la palla sulla destra per
Zlatan Ibrahimovic, il traversone sul secondo, la palla passa, arriva Paquetà, all'indietro Salemaker, carica al destro poi con il mancino, conclusione deviata, è la prima in porta per il Milan, minuto 8, Milan 0, Juventus 0. Rivediamo la bella trama che ha portato il pallone sui piedi del belga e la pressione alta qui ultra offensiva del Milan cercando di sradicare il pallone alla Juventus con Kier che mangia in testa Gonzalo Higuain. La Juve riesce ad aprire il fazzoletto e a sviluppare gioco sulla destra con Bernardeschi che punta, sovrapposizione di Cristiano Ronaldo su di lui, Teo Hernandez, i due erano compagni al Real Madrid e hanno vinto una Champions da compagni di squadra. E il fallo qui di Kessié è di quelli che non fanno piacere ai portieri, che danno la possibilità di mettere dentro un pallone, di giocare un calcio da fermo. Rivediamo. Fallo del nostro Frank Kessié su Bernardeschi. Stava rientrando verso la propria metà campo. Chiama l'attenzione mister Pioli. Quadrato Ronaldo che va a posizionarsi sul secondo palo davanti a lui Conti. Sul punto di battuta la concentrazione di Miralem Pjanic che dialoga con Bernardeschi a rientrare ad uscire questa traiettoria. Linea difensiva bassa zona del Milan, pallone dentro, la spizza Bonucci, pallone sul fondo. Bonucci sapeva che questo pallone era da spizzare e non da colpire perché poteva mandarlo troppo sul secondo palo e ha cercato il tocco di fino troppo per nostra fortuna e pallone sul fondo, sventagliata per Teo Hernandez che manca il controllo. Dicevamo, questi falli sulla tre quarti sono molto pericolosi da commettere. La Juventus ha calciatori di punizioni molto tecnici e su pallina attiva si segna molto nel calcio moderno, quindi attenzione a commettere fallo sulla tre quarti, soprattutto se non strettamente necessario. Quadrado, lunga gittata dalle parti del playmaker difensivo della Juventus. Ronaldo si è abbassato a prendere questo pallone e a provare un'azione corale con lui protagonista. Bernardeschi, pallone filtrante per Higuain ma viene spenta la luce in quel corridoio, costretta ad uscire nuovamente la Juventus con Quadrado che cerca un pallone morbido per Bernardeschi. Grande dialogo in campo, tanta comunicazione tra la difesa e il centrocampo del Milan per mantenere le giuste distanze. Benasser su Higuain, commette un nuovo errore Romagnoli, palla verticale di prima intelligentemente Ibra per Salemaker. La velocità di Rebic è tanta ma non può spingere così tanto sull'acceleratore il 18 rossonero. Rabiot, Pjanic sventagliata per il taglio assorbito di Bernardeschi da Romagnoli, pallone con le mani per Gigio Donnarumma. Gigio, 196 partite con la maglia del Milan, si avvicina al grandissimo traguardo delle 200 presenze rossonere, potrebbe diventare il più giovane nella storia del Milan a raggiungere questo traguardo, classe 1999, lo ricordiamo. Ibra intanto è andato di prima, ha trovato però Bonucci il tunnel su Ismael Benasser. Sviluppa gioco sulla destra la Juventus con Quadrado, la sterzata, la finta di Cruyff e poi la suola, ma Paquetà è lì pronto ad infastidire tutti e costringe la Juventus a ripartire da Rugani alla quarta presenza in questa Serie A per Daniele Rugani. Pjanic, attenzione tra le linee, è stato trovato bene Bernardeschi che taglia la strada a Kessié sperando di trovare un contatto, un fallo, e sì perché Bernardeschi sa che le punizioni da lì come prima possono essere molto pericolose. Questa volta però non c'è stato fallo,
Attenzione ancora tra le linee, non leggiamo bene i movimenti di Bernardeschi che si fa trovare ancora una volta libero. Può servire Cristiano Ronaldo che si accentra alla conclusione. Palla che esce sul fondo, deviata, calcio d'angolo per la Juventus. E ancora una volta da una non lettura su il movimento di Bernardeschi, è arrivata un'altra azione. E qui ancora molto bravo Andrea Conti a leggere le intenzioni di Ronaldo, che con un gioco di gambe ti sposta il pallone a destra e a sinistra. Qui Conti lo ha letto, qui Donnarumma ha sperato che quel pallone che ha superato le sue manone potesse finire sul fondo. Paquetà su Rabiot a uomo. Movimento sul primo, Zlatan Ibrahimovic allontana sui piedi di Cuadrado che torna a macinare gioco sulla destra. Pjanic uno sguardo in mezzo, largo nuovamente Bernardeschi che scambia ancora col 5, a due tocchi Rabiot in mezzo a due, calcia di sinistro, palla alta, raccoglie gli applausi della panchina bianconera Adrien Rabiot. Azione di stile rugbistico, parallela alla linea di fondo, destro-sinistro per Adrien Rabiot, conclusione alta, non deviata, rimessa dal fondo. È già ripartita l'azione, ora i ritmi un po' si stanno alzando, il clima è piacevole a Milano, una brezza che rende meno sofferente il caldo di questo luglio. Kier, Conti viene incontro Bennacer che chiama palla, la riceve da Alexis Salemaker. Bella palla tra le linee ancora una volta di Bennacer con questi traccianti verticali. Danilo per Bonucci, pensa al rinvio lungo, attenzione al pressing di Ante Rebic con il fuoco dentro. Paquetà sporca questo pallone con calma olimpica. Pjanic tra Rebic e Ibrahimovic, è riuscito a sussurrare parole dolci al pallone e a tranquillizzarlo. Rimane a terra intanto Ronaldo, ferma il gioco il direttore di gara, rivediamo, è la classica vecchietta, ginocchio sinistro di Andrea Conti sul contromovimento di Ronaldo, corto lungo sul quadricipite femorale destro. Intanto qui il tunnel di Bentancur su Bennacer. Bentancur che è stato il migliore in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan. Tocco di mano di Bernardeschi, sanzionato anche grazie all'aiuto del primo assistente Ciro Carbone di Napoli, che ha segnalato da ottima posizione infrazione del 33 bianconero Alessio Romagnoli. Teo Hernandez schermato Ismail Bennacer da Gonzalo Higuain. E allora è Romagnoli a tracciare la linea. Pallone prolungato per Rebic da Paquetà, combatte come un leone. Francesi ancora in anticipo su Gonzalo Higuain. Movimento, chiama Sarri su la gittata di Cuadrado. Salemaker, benissimo il belga. Molto convinto, determinato, frizzante, gioioso, elettrico nel giocare Alexis Salemaker. Per Romagnoli sventaglia a destra dove Conti torna nuovamente da Kier. Ancora Conti è libero a luce e campo Francesi per portare avanti il pallone. Di fianco a lui Romagnoli che voleva la sfera, la riceve il 19 Teo Hernandez, palla dentro, Ibrahimovic sopraggiunge da dietro, la rimessa laterale è per il Milan. Rivediamo il rinvio di Rugani, netto vantaggio comunque sullo svedese. Hernandez con le mani per Kessi. Bennacer, ancora che si scambiano i due centrocampisti del Milan. Paquetà si abbassa per ricevere, l'algerino torna nuovamente da Francesi.
Kier. Riceve Conte vicino a lui. Gioca semplice il Milan a due tocchi. Rebic viene a cucire gioco. Che sì, ancora per Alexis Salemaker. Dentro al campo e poi si butta dentro Salemaker. Chiuse le maglie bianconere molto strette per non lasciare spazio al Milan. Traversone dentro. Allontana ancora una volta Rugani. Che sì in cielo. Più alto di Rabiot. Pallone rimbalzante. Arriva Salemaker. Il pallone non è buono. Esce sul fondo. Non riesce a controllare il pallone. Paquetà che probabilmente era anche in fuorigioco. Vediamo dall'eventuale replay la posizione del brasiliano. Indicazione di Pioli a Bennacer sul corretto posizionamento del centrocampista. Bonucci porta palla. Sempre spesso libero sulla destra Cuadrado, che si accentra, cerca l'uno contro uno con Paquetà e poi va giù. Cuadrado in rete, secondo gol stagionale per il colombiano contro il Torino nel derby. Assist di Cristiano Ronaldo. Ancora Miralem Pjanic sul punto di battuta. Ancora blocchi in area di rigore. Uno ne vuole in barriera. Gigio Donnarumma. Ancora Pjanic alla battuta. Pallone in area, allontana ancora Zlatan Ibrahimovic alla seconda palla colpita di testa in fase difensiva. I suoi centimetri, la sua esperienza a servizio del Milan anche in difesa. Ronaldo non c'è, corner. Rimessa dal fondo e dal replay giustissima la chiamata di Marco Guida. La rabbia di Ronaldo. Attenzione a questo giro palla con brivido per il Milan, che però libera i cavalli di Theo Hernandez. Brutto fallo su Theo Hernandez. E qua dovrebbe arrivare un cartellino giallo da dietro in ritardo. Vediamo il replay. Eh sì, colpisce la palla e dopo abbiamo sentito però il colpo duro dello scarpino con la gamba sinistra di Theo Hernandez, che rimane ancora a terra dolorante. Decide di non ammonire il direttore di gara. Bentancur tra l'altro è tra gli squalificati della Juventus. Romagnoli, Kier. È chiaro il 4-4-2 della Juventus in fase difensiva, con Rabiot a sinistra, Bernardeschi a destra e Ronaldo, Higuain in avanti. Due linee serrate, strette per chiudere le linee rossonere. Rabiot raddoppio sul francese, spunta Pjanic, Conti con questo un altro pallone, gamba tesa di Danilo, alza il braccio sinistro il direttore di gara a dire gioco pericoloso, punizione a due. Salemaker che ha guadagnato, se vogliamo, il gol del 2-2 con un traversone al veleno mandato nella propria porta da Vicari nel tempo di recupero in Spal Milan 2-2, e poi con un traversone simile ha guadagnato il calcio di rigore poi trasformato da Zlatan Ibrahimovic. Eccolo qui Salemaker di prima intenzione. Il pallone non era male, andava però letto in anticipo. Pioli ha fatto grandi complimenti a Salemaker. Attenzione alla conquista del pallone con Kessi. Di prima Rebic per Zlatan Ibrahimovic. La conclusione mancina sul secondo palo, parata da Wojciech Szczęsny. Dicevamo di Pioli come abbia tessuto le lodi di Alexis Salemaker, dicendo però che deve capire bene i tempi di gioco, non avere tanta frenesia. Un po' la fotografia dell'ultimo cross con Ibra, Rebic ancora arretrati ad accorciare in area di rigore.
E il traversone è arrivato di prima intenzione, comunque tecnicamente buono. Sbaglia Quadrado. C'è Ismael Benacer che spinge in avanti Conti. Il triangolo si chiude con il 4. Zlatan Ibrahimovic all'altezza del centrocampo per Kessi. Siamo subito a sinistra da Theo Hernandez. Torna ancora indietro Ibra. Il movimento di Salemaker. Riconquista il pallone Ronaldo. Attenzione ora la ripartenza della Juventus che si butta avanti con Ronaldo e Higuain. Pallone per il portoghese. Ancora Kier che di testa giganteggia sempre. Simon Kier. Paquetà. Theo Hernandez scambia ancora con il brasiliano. A due tocchi Benacer, fronteggiato da Pjanic. Attende l'arrivo di Conti. Prontamente servito. Ancora Benacer. Paquetà chiama il pallone. Si passa da Kessi che torna nuovamente da Benacer. Zlatan Ibrahimovic. Benacer. Romagnoli sulla linea dei centrocampisti a dare una mano per creare, provare a creare almeno superiorità numerica. Movimento di Zlatan che libera comunque lo spazio per Salemaker. La finta di cross, poi di Suola. Conti. Benacer. Paquetà. Sbaglia il controllo ma arriva Rebic prima di tutti. Quadrado è sempre a terra. Ancora Rebic, gioco di gambe. Pallone passa, Theo Hernandez ancora dietro Zlatan. Ibrahimovic para ancora una volta Szczęsny. Conclusione di prima intenzione. Un po' un film visto a Cagliari con cross dalla sinistra di Theo Hernandez che ha ricevuto da Ibrahimovic. Lo stesso svedese chiude sul secondo palo con il mancino. Quel momento era stato gol. Ma il Milan c'è, il Milan è vivo e crea. Pjanic, Ronaldo, Bernardeschi arriva come un treno Quadrado, ma arriva un altro vagone col numero 13, Alessio Romagnoli. Che sì, Kier, Theo Hernandez e la finta su Ronaldo. Conti. Salemaker torna nuovamente dal terzino. Kier porta palla, guadagna campo, appoggia a Frank Kessié. Sventagliata ancora a cercare il belga. Controllo orientato e il pallone di sinistro leggermente lento per Ibrahimovic. Pressione del Milan con Kessié, rapido su Bentancur. Accorcia anche Paquetà, scherma Rebic e allora la Juventus deve provare a sfondare dalla parte opposta. Rabiot, la frequenza di Salemaker con i suoi passi brevi. Danilo però a campo, palla dentro per Higuain, protegge palla, poi Kier ad allontanare. Abbiamo anche la possibilità di questi lanci lunghi con Zlatan Ibrahimovic a catalizzare, calamitare tutti i palloni che provengono dalla retroguardia. Bicicletta di Quadrado, davvero rapido, difficile da affrontare nell'uno contro uno il colombiano. Rugani apre per Danilo, sbaglia e questi errori arrivano quando mancano un po' le distanze e non si gioca da tanto tempo. Ecco qui la bicicletta di Juan Cuadrado che va via. Tanto cooling break, metà primo tempo per rinfrescarsi. Anche l'opportunità per dare qualche consiglio. Vedete i due allenatori, soprattutto Pioli addirittura in campo, che parla con le due punte per cercare di capire movimenti, contromovimenti. Li vuole vicini, avete visto dalla prossemica di mister Pioli come li voglia vicini. Tanto due conclusioni di Zlatan Ibrahimovic, entrambe con il mancino. Sempre il più pericoloso, Zlatan Ibrahimovic. Momenti della gara, momenti di una partita comunque viva, dove il Milan
ha leggermente sofferto un paio di occasioni al veleno della Juventus, su tutto il colpo di testa sfiorato, mancato di Bonucci, che appunto stava per marcare il gol dell'ex. Anche il Milan con due conclusioni di Zlatan Ibrahimovic ha impegnato Szczęsny, anche Ronaldo, una conclusione sul secondo palo deviata da Conti in calcio d'angolo. Insomma, due occasioni per parte, gara equilibrata, gara che non lascia intendere i 29 punti di differenza assolutamente. Beh, è chiaro, il Milan ha dimostrato contro Roma e Lazio di aver decisamente annullato il gap con le squadre che la precedono. Si riprende con la rimessa per il Milan, 28 e 26 sul cronometro. Milan 0, Juventus 0 a Milano San Siro. Romagnoli, nuova trama del Milan. Il movimento del solito Bennacer. Amuro nuovamente per Romagnoli. Hernandez, la pressione forte di Cuadrado, il pallone intelligente e preciso di Romagnoli. Conti, già chiamato preventivamente Salemaker. Pallone che arriva a Gigio Donnarumma, che è costretto con il piede debole a sventagliare per Teo Hernandez, molto bene. La carambola che sfavorisce Ibrahimovic. Buon rilancio mancino di Gigio Donnarumma. Cuadrado perde terreno per tornare da Szczęsny. Ancora Bonucci e Szczęsny. Gioca corto la Juventus, quasi ad aspettare il Milan e una sua uscita. Il Milan che attende, si compatta. Pjanic che gira per Danilo, di petto, di prima intenzione per Ronaldo. Conti su di lui, Rabiot, Bennacer ad infastidire il movimento del francese. Cuadrado di prima per Bernardeschi. Toccato Higuain, che va giù. Fallo per la Juventus, fallo commesso da Alessio Romagnoli. Tocca il pallone. Gioca corto la Juventus e rapidamente con Pjanic e Higuain, che vanno da Bonucci. Ancora il 5. Bentancur riceve il pallone, movimento a mezzaluna, andare da Cuadrado, sovrapposizione dell'uruguagio, che riceve il pallone, Paquetà con la spalla, commette fallo. E ammonito Lucas Paquetà. È andato spalla, evidentemente non spalla, o meglio la spalla di Paquetà, non sulla spalla di Bentancur, che rovina a terra, anche se da replay e da regolamento sembrerebbe proprio questa la dinamica. Punizione e cartellino giallo. Una nuova occasione da fermo per la Juventus, sempre Pjanic e Bernardeschi a confabulare sul pallone, a decidere come attivare il pallone. E da qui Bernardeschi può anche provare un tiro cross, è lì per quello Zlatan Ibrahimovic a presidiare il primo palo. Si muovono dal centro i difensori della Juventus, pallone che passa, attacca il primo palo Cristiano Ronaldo, non può vederlo Zlatan Ibrahimovic, arriva da dietro. Ma in questi casi di solito è gioco pericoloso per l'attaccante, che abbassa la testa oltremodo, anche se metà Juventus ha allargato le braccia per chiedere chissà cosa. Si è rialzato Cristiano Ronaldo, Kier, Conti, Bennacer,
riceve un pestone, abbiamo sentito con lo stadio vuoto, si sentono anche i pestoni. Eh sì, anche il replay evidenzia un pestone negato dai bianconeri. Allarga le braccia, come a dire, come fai a dire che non mi hai toccato. Altro fallo, gioco spezzettato, questi contatti. Il direttore di gara, abbiamo capito la linea guida, scusate il gioco di parole, di guida, che non lascia passare, non transige su questi contatti, su questi body check molto inglesi, spezzettando molto il gioco, che così perde un po' di spettacolo e fantasia. Pjanic può condurre palla al piede, l'azione bianconera. Rabiot con il mancino un po' macchinoso sbaglia anche l'appoggio per Danilo, sfortunato nel non ricevere due palloni consecutivamente, prima da Rugani e poi da Rabiot, ma incoraggia il compagno. E allora i conti ad andare con la rimessa laterale. Torna indietro per Kier, Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli sempre in campo in tutte le partite della stagione, per tutti i minuti. In Serie A nessun giocatore di movimento come lui, lo ha affiancato Sabelli fino a due giornate fa. Sabelli che tra l'altro ha condiviso con Romagnoli la maglia della Roma nelle giovanili. Ora al Brescia, dicevamo, cinque portieri della Serie A hanno questo primato insieme ad Alessio Romagnoli, unico giocatore di movimento. Pjanic, Bentancur, Paquetà in pressing, quadrato di prima intenzione, legge il movimento di Ronaldo che va dentro, fare buona guardia Ronaldo, Romagnoli, e poi che sì, Pjanic elude l'intervento di Paquetà. Rabiot, attenzione sulla sinistra che arriva e viene servito in questo momento Danilo. Salemaker su di lui, Rebic fa partire il pressing rossonero, continuato da Zlatan Ibrahimovic. Rugani su Cuadrado, Pjanic, la sterzata, il tocco di Bennacer su Pjanic che rimane a terra. Bernardeschi gioca corto con Bentancur. Franco Bollato e Higuain dal capitano rossonero. Mette fuori Cuadrado, si interrompe nuovamente il gioco, un primo tempo che non esaltante, soprattutto in questa seconda metà dopo il cooling break. Palla lontana questa roba, palla lontana. Sarri chiama l'ammunizione dicendo palla lontana, sentiamo distintamente le panchine. Va bene, va bene, non aveva visto la munizione, va bene. E arriva il cartellino giallo per Ismael Bennacer, che raccoglie il tredicesimo giallo. L'intervento di prima di Danilo in ritardo era analogo a questo. Rebic in pressione su Bonucci. Ora la Juve sta prendendo campo e guadagnando anche possesso palla. È ovvio che in questo momento, con due buoni prestatori come Bennacer ma lo stesso Paquetà che fatica molto in fase difensiva, ammoniti, possono anche essere condizionati nei restanti minuti. Cuadrado, la sterzata proprio su Paquetà. Pjanic, serve Ronaldo, raddoppio di marcatura, entra dentro le maglie rossonere Ronaldo, prova lo stesso Pjanic. Apertura di Danilo per Cuadrado. Bentancur scambia con Miralem Pjanic. Attento il Milan, ragionatore la Juventus. Bernardeschi, Ronaldo di prima per Rabiot che può mettere dentro un pallone. Attenzione invece dietro per Danilo, Kier di testa, para letteralmente la conclusione di Danilo, ci mette il suo miglior fondamentale, il colpo di testa, trasformandosi in portiere Simon Kier. Secondo corner per la Juventus,
Qui intelligente la lettura di Rabiot, che è andato all'indietro. Comunque sulla traiettoria presente Gigio Donnarumma. Ancora Pjanic e Bernardeschi sul punto di battuta. Movimento in area di rigore. Ronaldo attacca al primo palo. Pallone per lui. La spizzata! La palla leggermente alta sulla traversa. Ancora calcio d'angolo col brivido. La deviazione di Zlatan Ibrahimovic. Preziosissimo in due circostanze in fase difensiva. Si attendeva la spizzata di Ronaldo, che passando lì davanti lo ha disturbato. Nuovo calcio da fermo bianconero. 39 sul cronometro. Bernardeschi sul primo palo. Fallo di Ronaldo su un immenso Simon Kjær. Rivediamo la trattenuta del numero 7. Si allacciano le gambe dei due. Anzi, è stato proprio un blocco di Ronaldo su Simon Kjær. Il rinvio lungo di Gigio Donnarumma. Ibrahimovic di testa in mezzo a due a contendere il pallone con Bentancur. Kjær di prima, molto bene. Ora possiamo sviluppare un'azione, farlo bene, con calma, ragionati. Che si Salemaker, sovrapposizione di Conti, tutto di prima. Pallone dentro per Rebic, che sbaglia l'appoggio per Kessi. E allora di prima, come sempre, Higuain ad aprire sulla destra per Cuadrado. E ora la Juventus palleggia bene, porta avanti tanti uomini. Ronaldo su Salemaker. Rimane giù Ronaldo, si gira a guida, come a dire basta. Chiedere cartellini gialli. A terra, dolorante, Cristiano Ronaldo. Sulla palla, dice Salemaker in inglese, parlando con Cristiano Ronaldo, che non era d'accordissimo e ha fatto una smorfia. Pjanic con cura posiziona il pallone sul punto di battuta. Ancora scherzano con Salemaker. Dovrebbe calciare Miralem Pjanic, ha messo giù lui il pallone. È così, il pallone che passa ancora una volta di testa, giganteggia Simon Kjær. Calcio d'angolo, il numero 4 per la Juventus. Ora stiamo leggermente soffrendo, stiamo arretrando, costretti da una pressione costante della Juventus. Sì, la marcatura uomo è di Kjær su Rugani, dunque il fallo di prima di Ronaldo era per un blocco proprio a liberare Rugani. Pjanic, ancora lui sul punto di battuta, pallone che passa! Pallone che danza in area di rigore, Paquetà con il fisico su Rabiot con esperienza. Paquetà guadagna il pallone e aspetta il contatto con Rabiot per conquistare una punizione che può far respirare i rossoneri, può far alzare un attimo il baricentro con Donnarumma che gioca corto e basso. Bennacer. Ancora Kjær che si un attimo di ritardo nel venire a ricevere questo pallone. Allora Donnarumma ancora per Kjær. La pressione di Gonzalo Higuain, la gittata per la testa ai centimetri di Zlatan Ibrahimovic che gira verso Paquetà, ma c'è un fallo di Bonucci che si aggrappa, si appende alle grandi spalle di Zlatan Ibrahimovic. E rivediamo. Ho appoggiato la mano, dice Bonucci, ma non si può appoggiare la mano. Punizione Milan. Paquetà, che sì,
ancora Pacchettà, qui è fallo, come è stato fallo prima Pacchettà su, nell'occasione precedente a fondo campo su Bentancur, sanzionato allo stesso modo questo tipo di intervento. 43 sul cronometro, palla per Zlatan Ibrahimovic, anche qui fallo e nuova interruzione con Ibra che sale sulla testa di Bonucci, un po' come l'azione costruita nel gol del derby con il pallone alto per Zlatan Ibrahimovic e la marcatura finale di Rebic in quel caso. Ovviamente ci sarà recupero, c'è stato il cooling break, sono state due munizioni, diverse interruzioni. Bentancur, Bennacer su Ronaldo, Romagnoli, Teo Hernandez lascia sfilare Bennacer per Pacchettà che contende il pallone a Ronaldo prima, Bentancur poi. In un fazzoletto riesce ad uscire la Juventus con i bianconeri che hanno buon gioco di prima intenzione. Piane sulla sinistra per Danilo che carica il sinistro per il traversone, evitato anche il calcio d'angolo con Donnarumma che prova ad accelerare le rimesse in gioco con le mani, appoggia che sì, Teo Hernandez ancora che sì, possesso, percentuale dei passaggi riusciti alta per entrambe le formazioni con l'86%, è pronto intanto nel quarto uomo con il cartellone per segnalare i minuti addizionali prima della fine del primo tempo. Conti per Romagnoli, Teo Hernandez viene dentro al campo ed accelera, pallone per Ibrahimovic, allarga sulla sinistra per Rebic, pallone che in qualche modo passa. Come fa a non essere punizione questa? Ce lo stiamo chiedendo tutti. Calcione sul piede sinistro di Zlatan Ibrahimovic che abbiamo sentito fino a qui. Zlatan aveva conquistato posizione, era al limite dei 16 metri, una punizione potenzialmente molto importante. Due minuti di recupero intanto, la sventagliata di Conti per Rebic, pallone che rimbalza ed è preda di Szczęsny. Ancora 1:35 da giocare. Una punizione, peccato perché da lì, dai 17 metri, Milan poteva imbastire un'azione pericolosa con una punizione, perché no, di Zlatan Ibrahimovic. Pacchettà perché sì, sale sulla sinistra Teo Hernandez, la Juventus lì ha messo Cuadrado, uno che ha velocità non è da meno. Pacchettà va giù, poteva andare a riconquistare questa seconda palla, si lamenta la nostra panchina. Prima intenzione, Ronaldo di tacco per Danilo che scambia ancora con il portoghese, ancora Kier a rallentare l'azione del 7. Bernardeschi di tacco e la parata di Gigio Donnarumma sull'estirata di Gonzalo Higuaín. Deviata dall'attento Teo Hernandez, presente anche in fase difensiva. Teo Hernandez, Pacchettà, un buon rimpallo, il pallone dentro per Zlatan Ibrahimovic, a tu per tu con Szczęsny, Zlatan Ibrahimovic, ma arriva il fischio e si alza la bandierina del secondo assistente, il signor Longo Di Paola. Rivediamo, freddo Zlatan Ibrahimovic, fischia due volte il direttore di gara, piacerebbe rivedere questo replay, questa posizione di fuorigioco, perché il movimento di Zlatan è stato il classico movimento ad L per eludere la trappola del fuorigioco e un gol
all'ultimo secondo prima del gong. Sarebbe stata tanta roba. Termina però qui il primo tempo tra Milan e Juventus a reti bianche. Noi ci sentiamo tra poco per i secondi 45 minuti. Ben ritrovati amici di Milan TV, le immagini che vi giungono sono in diretta, arrivano dallo stadio Milano San Siro e inquadrano immediatamente Hakan Çalhanoğlu. Sarà lui la prima sostituzione per Stefano Pioli, adesso sta raccogliendo gli ultimi dettami tattici dell'allenatore in seconda del Milan, Hakan, e con ogni probabilità potrebbe entrare al posto di Lucas Paquetá, ammonito, e che sta agendo sulla corsia sinistra, quella oramai costantemente presidiata da Çalhanoğlu. Il turco alle sue spalle lavora molto bene sul binario con Theo Hernandez, con meccanismi e movimenti oliati e rodati, pertanto possiamo presupporre che il cambio possa essere quello, anche perché Rebic sta giocando più sotto punta in un 4-2-3-1 più offensivo, se vogliamo, rispetto agli ultimi disegnati da mister Stefano Pioli, o comunque la possibilità di intercambiare lo stesso Rebic con Çalhanoğlu dalla corsia sinistra a dietro la punta, ma ovviamente la mattonella che sta esaltando Hakan Çalhanoğlu è quella sulla sinistra, con compiti di inserimento centrali, lasciando spazio alla fascia e ai cavalli da liberare di Theo Hernandez, che sopraggiunge spesso da dietro con i tempi giusti, i tempi che hanno sincronizzato i due orologi, quello del turco e quello dello spagnolo. Gli ultimi dettagli per una partita che sta vedendo un Milan attento, un paio di conclusioni di Ibrahimovic, un gol annullato per offside allo svedese negli ultimissimi istanti del primo tempo, ma una Juve che pressa, una Juve che mantiene palla, la fa girare costantemente con un baricentro molto alto, pronta a chiudersi in caso di quelle ripartenze che il Milan ha palesato e mostrato a tutti molto efficaci a Roma, all'Olimpico, nella vittoria contro la Lazio e non solo. Inquadrati anche gli esclusi della Juventus, Blaise Matuidi e Douglas Costa, con il ballottaggio Douglas Costa, eccolo inquadrato nuovamente dalla regia, e Bernardeschi vinto dall'italiano, ma sappiamo bene come possa spezzare la partita il ritmo molto bene Douglas Costa, e bisogna fare molta attenzione ai suoi strappi, alla sua velocità, alla sua tecnica e ai suoi colpi in sfondo. Abbiamo visto anche Colombo della Milan, che è esordito proprio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Juventus Stadium a Torino contro i bianconeri. Per il resto da segnalare gli ammoniti Paquetá e Bennacer, con le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, il loro ritorno sul rettangolo verde, con inquadrato Cristiano Ronaldo, che si è reso pericoloso. Intanto rivediamo, non avevamo visto proprio per l'arrivo del duplice fischio questa posizione di offside, che le immagini annunciavano essere tale, ma che non avevamo rivisto con gli occhi del VAR, e ora abbiamo avuto la certezza della posizione di offside di Zlatan Ibrahimovic. Dicevamo di Ronaldo, che ha creato un paio di occasioni pericolose, su tutti un tiro a girare sul secondo palo, poi deviato da Andrea Conti, che sta facendo una partita molto attenta soprattutto in fase difensiva. Abbiamo bisogno anche di lui in avanti, fa caldo, l'avversario è Cristiano Ronaldo, e quindi applausi ad Andrea Conti per la partita perfetta. Servirebbe una spinta in più in avanti, ma bene il terzino, bene la difesa del Milan, sempre attenta, bene che sì, Bennacer ammonito. Intanto riceve indicazioni anche Bonaventura, titolare nelle ultime partite, si è intercambiato molto con Paquetá nel ruolo di trequartista centrale, pronto anche lui a fare il suo ingresso in campo. Anche il Milan ora rientra sul rettangolo di gioco, attendiamo di capire al posto di chi subentrerà Hakan Çalhanoğlu. Le telecamere indugiano sull'amministratore delegato Ivan Gazidis. Esce proprio Lucas Paquetá, ammonito
e autore di una buona prestazione, di fatica, di corsa, di sudore. Chiaro che i sincronismi tra Çalhanoğlu, in grandissima forma, 5 gol per lui, a un gol dal suo record personale in Italia di 6 reti, e Theo Hernandez, sono sincronismi ben più precisi. Tanto entra in campo anche Ismael Benacer, l'ultimo dei 22 che mancava, e dunque tutto pronto per iniziare il secondo tempo di Milan-Juventus. Fischia, guida e riparte Milan-Juventus. Conti subito dentro, lungo, Rugani di testa. Primo pallone toccato da Çalhanoğlu. Subito lo scambio con Theo Hernandez. Ricordiamo, Çalhanoğlu era uscito per un lieve infortunio dopo aver realizzato il gol che ha aperto le danze contro la Lazio. Çalhanoğlu per Benacer, poi si butta dentro il 10. Pallone per Salemaker, uno contro uno con Danilo. Arriva il raddoppio anche di Rabiot. Scarico per Benacer, gran palla dentro per Hakan Çalhanoğlu. E arriva un rimpallo sfavorevole a noi. E la rimessa dal fondo sarà per la Juventus, che ha battuto corto con Szczęsny. Rugani, Cuadrado, Benacer, sopraggiunge poi Rabiot che va via il francese. Attenzione al 3 contro 3 della Juventus, Rabiot si accentra, fa tutto da solo il mancino e arriva il gol della Juventus con Adrien Rabiot. Un minuto e 30 dalla ripartenza. L'azione personale di Adrien Rabiot, che si fa 60 metri palla al piede prima di concludere con il pallone all'angolino alto. E qui, con un po' più di cattiveria, bisognava fare un fallo col senno di poi. Sopraggiunto al controllo di Benacer, è andato via a Kessi e a Theo Hernandez, e poi ha preso controtempo Gigio Donnarumma in arretramento. Tiro quasi imparabile, mancino preciso, si riparte dunque dall'1-0 della Juventus con il primo gol in campionato del francese. Romagnoli, Benacer, ancora Romagnoli, si libera dalla marcatura di Higuain. Rugani, gira palla alla Juventus, Cuadrado, ancora Rugani, il Milan ora attende. Bonucci, la pressione di Rebic, che sì, a schermare la possibilità di passaggio su Pjanic, e allora a sbagliare è Bentancur. Çalhanoğlu, il pallone per il belga, leggermente dietro, che sì, di testa, fallo. Fallo, boh, fallo fischiato con che sì, che salta più in alto, braccia larghe, non commette fallo. Qui aveva chiamato il pallone fuori Çalhanoğlu su questa azione, il VAR non ha controllato, evidentemente sicuro della bontà del pallone rimasto in gioco, pertanto l'azione è proseguita. Sarà poi un tema del post partita sicuramente quel pallone danzante sulla linea di fondo, ma non cerchiamo alibi, andiamo avanti a giocare. Il fallo qui di Bernardeschi su Alessio Romagnoli. Rivediamo il contatto tra i due, che sì, Alessio Romagnoli per Theo Hernandez.
lungolinea per Rebic. Rugani mette questa volta sì fuori il pallone che Cuadrado porta a spasso per il campo. Hernandez per Romagnoli. E Kier, pallone in avanti. Rebic con il petto riesce a controllare un pallone complicato. Çalhanoğlu, la sterzata su Pjanić, gioco di gambe di Çalhanoğlu, è entrato molto bene in partita. Pallone sventagliato per Ibrahimovic, con il tacco non riesce a chiudere il passaggio. Vince il rimpallo ancora una volta Bentancur su di lui, la pressione di Bennacer e che sì, poi c'è Çalhanoğlu su Cuadrado, il rinvio lungo del colombiano, arriva l'anticipo di Teo Hernandez che scambia con che sì, l'errore poi di Teo Hernandez, la rimessa laterale per la Juventus. Cuadrado con calma cerca la soluzione migliore per lui, il movimento di Higuain con Romagnoli che lo segue fino in quella posizione, poi che sì, va via molto bene. Ancora che sì, il movimento di Rebic, pallone che non passa e allora nuova interruzione. Il gioco che è ripreso. Bennacer. Kier, la finta di retropassaggio a deludere il pressing di Higuain. Romagnoli che sì, riesce a girarsi approfittando della scivolata di Bentancur. L'apertura interessante per Teo Hernandez. Pallone dentro l'area di rigore. Hakan Çalhanoğlu cerca lo spazio per girarsi. Rugani su di lui. E allora riparte la Juventus con Higuain di prima intenzione per Danilo. Uno contro uno con Kier. Arriva anche Salemaker a dare una mano. Torna e ripiega Andrea Conti. Resta giù Higuain, altra interruzione. Conti in tackle su Higuain, guida ha lasciato proseguire per il vantaggio. Intanto rivediamo il gol di Rabiot. La percussione centrale di Adrien Rabiot. E il sinistro a incrociare, a trovare il palo più lontano, l'angolino alto. Attenzione, il pallone che passa a Ronaldo, arriva il raddoppio della Juventus. La Juventus raddoppia con Ronaldo. Si è capita l'azione con i replay che stavano andando, non si sono capiti chi era Romagnoli ed è arrivato il mancino di Ronaldo che ha fatto scorrere il pallone di controbalzo, ha messo sul primo palo il punto del 2-0. Grave errore della difesa qui con Chiari e Romagnoli che hanno perso Ronaldo che era sfilato alle loro spalle. E ancora un altro replay con il gol di Cristiano Ronaldo. Bennacer, Conti, 2-0 per la Juventus, ora è molto molto complicata. Conti muove rapidamente il pallone per che sì, Çalhanoğlu dentro il campo per cambiare su Salemaker, arriva la sovrapposizione di Andrea Conti, riceve Hakan Çalhanoğlu che carica al destro, finta la conclusione, poi torna sui suoi passi, gioca di suola per Salemaker. Bennacer, ora la Juve è chiusa tutta dentro l'area di rigore, ancora che sì su Bernardeschi che rimane a terra, poi Salemaker che svernicia Miralem Pjanic e riconquista il pallone. Bennacer, pallone
in avanti probabilmente per Ibrahimovic, che comunque era distante dalla traiettoria di passaggio. Pjanic, Cuadrado viene incontro e riceve Ronaldo. Bentancur si apre, Bernardeschi ferma tutto, Teo Hernandez, può ripartire il Milan con Kessiccia, la Noglu Bennasser. Ancora il turco a ricevere questo pallone, su di lui Bentancur, il raddoppio di Bernardeschi, il velo di Rebic per Zlatan Ibrahimovic, uno contro uno di Salemaker, la sovrapposizione di Conti, messo giù Salemaker, non c'è fallo. Rebic, il velo per Ibrahimovic, la palla che passa e arriva al 10 rossonero. Fischiato fuori gioco. Fuori gioco di Ibrahimovic, che era rientrato in una posizione di offside per ricevere questo pallone. Il Milan che ha provato una risposta un po' timida, e qui il replay del raddoppio della Juventus con Cristiano Ronaldo. Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Higuain. Milan un po' staccato la spina, l'interruttore. Ronaldo, Pjanic a campo, idee per servire Higuain, che scarica su Romagnoli. Riparte il Milan con Çalhanoğlu, che serve Rebic in campo aperto, arriva anche Zlatan Ibrahimovic, tutta corsa, e poi la sterzata di Rebic, l'apertura per Çalhanoğlu in zona tiro, conclusione deviata da parte di Rugani. Tanto Szczęsny che provoca Rebic, 6-2, siamo 2-0 e fa il fenomeno, gli dice, e noi sentiamo. Cuadrado. Milan aveva trovato lo spazio giusto con una bella costruzione di un'azione partita da Ante Rebic e finalizzata dalla conclusione deviata di Hakan Çalhanoğlu. Aveva trovato lo spazio giusto per provare una conclusione interessante, per concludere in una zona a lui cara con il suo fondamentale migliore, la conclusione da media distanza. Il Milan terzo nella classifica post lockdown, testimonianza della bontà del lavoro fatto finora. La Juventus invece si conferma miglior difesa fuori casa, con solo 15 reti subite lontano dallo Juventus Stadium. Qui il controllo errato da parte di Çalhanoğlu, Bentancur dentro per Ronaldo, Conti protegge l'uscita di Donnarumma in presa bassa. Çalhanoğlu. Cambia gioco per Salemaker, buono il controllo del Beg che va all'uno contro uno con Danilo, arriva come sempre il raddoppio di Rabiot, pallone dietro per Bennasser che chiama l'1-2, torna nuovamente il belga Dakessi che sviluppa gioco da destra a sinistra con Ante Rebic che serve il pallone, va in sovrapposizione interna, la spallata al pallone, passa Rebic di petto. Ammonito Ante Rebic per proteste. Qui la spallata di Bernardeschi a Rebic. Tanto entra Leao per Salemaker. Milan a trazione anteriore con tre punte. Rebic, Leao e Zlatan Ibrahimovic. Con Leao autore di due gol da subentrato post lockdown, con i suoi guizzi, la sua rapidità su uno contro uno, speriamo possa mettere in difficoltà la difesa della Juventus. Stanno guardando
il VAR. La mano larga di Bonucci probabilmente, o la spallata di Bernardeschi, ma non penso. Eh sì, mano larga di Bonucci, attenzione. Attenzione, allarga la lettone Bonucci e questo potrebbe essere letto come calcio di rigore, segnalato dall'assistente al VAR Filippo Meli di Parma con Piero Giacomelli di Trieste al VAR per questo allettone sinistro di Bonucci che si è aperto andando a toccare il pallone. Sappiamo come il tocco di mano in area di rigore voglia dire calcio di rigore. Non capiscono i giocatori della Juventus. Va al VAR il direttore di gara. Allettone di Bonucci troppo aperto. E allora va a vedere con i suoi occhi Marco Guida di Torre Annunziata. Sarri non è contentissimo. Chiede di vederlo in dinamica. Eh sì, tocca di mano, qui è calcio di rigore. Vedendolo non può avere dubbi il direttore di gara. Calcio di rigore per il Milan. Minuto 61, fallo di mano di Bonucci in area di rigore e cartellino giallo anche per Bonucci. Primo. Dove me la metto, dice Bonucci. L'alettone è largo. Zlatan Ibrahimovic dal dischetto, dagli 11 metri, lo svedese. Ibrahimovic contro Szczęsny. La rincorsa di Zlatan Ibrahimovic e il gol! Riapre tutto il Milan con il gol dagli 11 metri di Zlatan Ibrahimovic che fa 15 rigori in Serie A consecutivi realizzati. Milan 1, Juventus 2. Quinto gol in campionato per Zlatan Ibrahimovic. E si riapre la partita. Lo calcia dove lo ha calciato a Roma e poi si gira e adesso ci crediamo e qui sarebbe servito più che mai il nostro pubblico a darci una spinta ulteriore. La spinta sta arrivando dalla panchina, dalle voci, dalle parole, dagli applausi di tutto il gruppo Milan e sicuramente anche dalle vibrazioni emesse dal popolo rossonero sul divano e ovunque. Questo è fallo. Non fischia il direttore di gara. Rebic può ripartire sulla sinistra. L'appoggio per Teo Hernandez, non si capiscono i due. E ora la partita si accende, si vivacizza, diventa sempre più frizzante. Secondo gol di Zlatan Ibrahimovic dopo quello messo a segno a Roma. E come a Roma anche oggi un gol annullato per Zlatan Ibrahimovic, leader tecnico e carismatico che adesso suona la carica con la sua conclusione dagli 11 metri. Ronaldo fermato da Conti, senza fallo può ripartire il Milan con Kessi. Pallone dentro, un po' timido quello di Kessi per Çalhanoğlu che deve perdere un tempo di gioco. Non dobbiamo perdere l'elettricità, non dobbiamo perdere il momento e continuare a cavalcare quest'onda arrivata con il rigore procurato da Ante Rebic e trasformato da Zlatan Ibrahimovic. Pjanic sulla tre quarti, apre sulla destra al sempre libero Cuadrado. Romagnoli allontana la palla in fallo laterale e può riposizionarsi e risistemarsi il Milan.
Hernandez su Bernardeschi, che deve tornare da Cuadrado. La pressione di Çalhanoğlu, Ibrahimovic per un soffio non arriva su questo pallone, che è allungato da Szczęsny a Bonucci. È pronto ad entrare anche Jack Bonaventura. Verticale troppo profonda in questo caso per Bernardeschi. 65 sul cronometro, Milan 1, Juventus 2. Che sì, in mezzo a due, mantiene calma e pallone e torna da Hernandez, che scambia con il compagno di merende Çalhanoğlu. Rebic apre per l'uno contro uno di Leao, che deve andare dentro, cattivo e tecnico come lui sa fare. Che sì, Çalhanoğlu, lo scambio, il pallone passa, che sì, che sì, che sì! Il pareggio del Milan! Il Milan ribalta la partita da 0-2 a 2-2. Frank Kessié! È un Milan vivo, è un Milan che deve continuare a premere sull'acceleratore. Azione di sfondamento del Milan, che centralmente parte da Leao per entrare nel cuore dell'area di rigore grazie ai tocchi di Kessié prima, di Çalhanoğlu poi e di Ibrahimovic, che apre le porte a Kessié, che mantiene la calma, e buca Szczęsny per il pareggio del Milan. E adesso entra Jack Bonaventura ed esce Zlatan Ibrahimovic. Un secondo tempo che ha ribaltato un po' la stasi di un primo tempo piatto, se vogliamo, troppo interrotto da diversi fischi, falli del direttore di gara. E allora può ripartire ancora il Milan con Haka Çalhanoğlu per Ante Rebic, 2 contro 1, Rebic va via e questo è cartellino giallo, ma c'è vantaggio per il Milan con Rafa Leao, 1 contro 1, Rafa Leao la ribalta e chiama tutti, guardate, questo Milan è 3-2! Partita incredibile, partita pazzesca! Entra Rafa Leao e mette il terzo gol. Post-Covid da subentrato lo sguardo dell'amico Zlatan Ibrahimovic. Uno sguardo in alto per Rafa Leao, che festeggia il quinto gol stagionale e la rimonta è completata. 1 contro 1, Rafa Leao devastante. Temporeggia Rugani, gli lascia troppo spazio e prende sul tempo Szczęsny, Rafa Leao, che vede il pertugio, e il Milan la ribalta così, signori. Gol sul primo palo per Rafa Leao. In 7 minuti il Milan realizza 3 gol e la ribalta, e così Sarri corre ai ripari, dentro Matuidi per Rabiot, fuori Gonzalo Higuain. Vediamo chi subentra al suo posto, Douglas Costa, ma è pronto anche un terzo cambio. Douglas Costa dovrebbe andare a sinistra e dentro anche Ramsey. 3 cambi in 1 per Sarri, che vuole ritornare in avanti, ma il Milan ha avuto una reazione, ha cavalcato quell'onda portata dal rigore di Zlatan Ibrahimovic per un Milan che sembrava aver spento l'interruttore, aver staccato completamente la spina dopo il secondo gol un po' beffa con l'intervento goffo dei nostri sempre splendidi difensori centrali. Ma il Milan sta bene fisicamente, ma soprattutto di testa. Ha recuperato 2 gol a Ferrara, è andato a vincere contro la Roma e a Roma con la Lazio, ha stravinto a Lecce
e ha recuperato questa partita in 7 minuti. Vuol dire che di testa ci sei, sei acceso, sei vivo, sei pronto, sei mentalizzato, sei desideroso di fare una grande gara, una grande finale di stagione. Intanto ruleta di Benacer con assist per Rebic, che va più veloce del pallone e lo dimentica. Rivediamo. Ruleta con caselle rossonere. Tanto Cooling Break, che arriva nel momento migliore. Il gong che porta i due pugili agli angoli, che porta il Milan a dissetarsi, a capire che non è finita, a capire che si sta facendo una grande partita, a capire che la rimonta è di quelle da grande squadra. Rivediamo le azioni, i momenti salienti, le espressioni più importanti di una gara che sta vivendo un secondo tempo da montagne russe. Primo tempo chiuso sullo 0-0, non con tantissime emozioni. Un secondo tempo aperto al 47esimo da Adrien Rabiot, con 6 minuti dopo il raddoppio dell'inquadrato Cristiano Ronaldo. Ma è arrivata un pizzico di fortuna con la lettone di Bonucci, che ha portato al rigore trasformato da Ibra, ma bisogna essere bravi ad andarsi a prendere la fortuna e a portarla dalla propria parte. Il Milan ha cavalcato l'onda, ha surfato alla grande e ha ribaltato con Kessié al 65esimo e con Rafa Leao appena entrato. Attenzione a Ramsey e alla sua pressione, il rinvio di Gigio Donnarumma lungo con Leao di testa che infastidisce. Poco meno di 20 al termine, con il Milan in vantaggio 3-2. Tutti 5 gol nella ripresa. Matuidi, Conti molto bene sul pallone e arriva l'ammonizione. Questo secondo noi non era neanche fallo, però le urla che sentite arrivano dalla panchina della Juventus, che magari ha un po' condizionato. Conti dice non su richiesta, mi sembra eccessivo. Pallone gamba, sì, dal replay si evince come colpisca anche la gamba. E qui Ibrahimovic invita Gigio Donnarumma a parlare. Ammonito anche Conti dopo Paquetà, Benacer e Rebic. Per la Juventus ammonito Bonucci, grazie al VAR che è andato a pescare il fallo di mano. Bernardeschi dentro di testa Rebic, la carica di Gigio Donnarumma, il suo bravo lo sentite forte e chiaro, come il bravo che merita Simon Kjær, ancora una volta padrone dell'area di rigore. Guadagna un altro fallo prezioso, pallone di testa è suo, che si prendere forse il colpo più severo è stato ante Rebic. Romagnoli apre per Teo Hernandez, ora pressa molto alto e forte la Juventus, bisogna reggere l'urto che arriverà dalla Juventus. Benissimo Teo Hernandez, si arriva da dietro a Calhanoglu e che palla per Rebic, ante Rebic in area di rigore. Rebic, attenzione Leao, la palla rimane lì, Bonaventura contratto da Danilo, che occasione per il Milan. Che occasione, che occasione, che occasione. Questa volta i tacchetti di Wojciech Szczęsny.
a bucare il pallone e a dire di no. Rebic molto bene in fase di ripartenza, dove il Milan ha dimostrato di saper costruire azioni pericolose in questo post-Covid, soprattutto con ripartenze fulmine del croato e non solo, e di un Teo Hernandez che esplode nella difesa con un fisico devastante. Aumenta i giri del motore Hernandez, il pallone per Leao, respinto da Danilo. Un Milan che continua a macinare nonostante il vantaggio, un Milan però che deve stare attento alle ripartenze, perché si è avanti 3-2, bisogna usare la testa, bisogna andare sì in avanti e fare male, provare a fare gol, ma attenzione a lasciare campo alle proprie spalle. E anche questa occasione era potenzialmente ghiotta, costruita bene, conclusa dalla distanza da Leao, che era arrivato ancora una volta sul pallone, sulla parata di Szczęsny, per primo lui e poi Jack Bonaventura, la voglia di arrivare primi sulla seconda palla, sono esempi importanti di voglia, di determinazione. Che sì, cambia passo, che sì, pallone dentro, allontana Bonucci. Quadrado primo sul pallone. Ramsey, pressione di Jack. Danilo, ancora Conti su Ronaldo, attenzione, Conti ammonito, deve fare attenzione Andrea Conti su Ronaldo. Pallone per Douglas Costa, che sguscia alle spalle di Kier. Attenzione a Douglas Costa, tenuto bene da Kier, che prende una pallonata in faccia da pochissimi passi e questa fa male. Douglas Costa ha fatto una cosa incredibile, ma allo stesso tempo Kier, tenerlo là con una forza nelle gambe, un'esplosività incredibile, e poi che male. Cambio per la Juve. Esce Quadrado, entra Alexandro con Danilo che cambierà corsia di competenza. ...77 sul cronometro, calcio d'angolo di Bernardeschi sul secondo palo, la paratona di Gigio, la parata di Gigio. Alexandro, Bernardeschi, la pressione di un Milan ora sempre più attento, sempre più corto e stretto. Bonucci di prima intenzione apre per Danilo, spostato evidentemente sulla corsia destra. Ronaldo, il pallone passa, che sia su di lui. Ronaldo tenterà un gioco di gambe, la sterzata, il gioco di suola. Ancora Ronaldo, mette dentro Donnarumma. Benasser, attenzione, pressato. Stoppata la ripartenza da Douglas Costa. Guadagna un ottimo fallo Ismael Benasser. Rivediamo la paratona di Donnarumma, che va giù benissimo e salva il risultato sul colpo di testa di Rugani. Kier si sente non ci vede, dice Donnarumma. Kier è un gladiatore. Rivediamo intanto la grandissima palla di Hakan Çalhanoğlu per tempo. E poi guardate qui il primo che arriva in mezzo a due, Rafael Leao. Il tocco di Bonucci a salvare tutto. E qui bravissimo Ante Rebic a controllare in corsa e a calciare di sinistro. Intanto Calabria pronto ad entrare, con ogni probabilità cercherà di capire le sensazioni di Kier. Vediamo che si prende la posizione di Kier momentaneamente, tornando ai tempi
in cui giocava nella primavera dell'Atalanta e nel Cesena, posizione di difensore centrale. In Africa giocava lì Leao, riconquista un buon pallone in mezzo a due. Leao, la sua freschezza anche mentale può essere importante e lo è già stato in questo spezzone di gara. Attenzione l'errore, Bonaventura dentro per Rebic, Milan 4 Juventus 2. Ante Rebic segna ancora lui, Ante Rebic, 4-2 del Milan, e arriva l'assist di Bonaventura e il gol di Ante Rebic. Che partita ragazzi, che partita, e manca ancora 10 più recupero. L'errore di Alexandro e la fiondata di Ante Rebic, che non ci pensa due volte, letale Ante Rebic. Sfonda la porta il croato. Gli applausi di Zlatan Ibrahimovic. 6 gol nel secondo tempo. Eccoli tutti qua. In grafica. E ora bisogna stringere i denti, bisogna lottare per questi ultimi 9 minuti più recupero. Esce Conti, entra Calabria. 18 esce per 33. Conti ammonito e ha rischiato un po' su un mezzo fallo su Ronaldo. Staffetta in difesa e torna anche in campo Radek Runic al posto di Ante Rebic. E allora Krunic in zona di trequartista o probabilmente anche un 4-3-3 con i tre centrali di centrocampo più chiusi, più verosimili. Infatti così, con Krunic mezzo destro, Bennacer basso, che sì, mezzo sinistro, e Bonaventura dietro. Kier straordinario anche questa sera. Di petto Leao, Çalhanoğlu per Theo Hernandez in mezzo a due. Theo Hernandez, ora ci aspettiamo la cavalcata di Theo Hernandez e vogliamo anche il gol di Theo Hernandez, che si butta dentro. Çalhanoğlu aspetta Jack, che torna ancora indietro da Calabria. Primo pallone del 2 della partita. Jack, autore dell'assist, galvanizzato, guadagna un rimpallo. Çalhanoğlu esce da quella situazione complicata e Bennacer ci torna, ma lo fa con qualità. Bentancur non ci sta e va in un pressing al limite della regolarità. Bonaventura, Bennacer, che sì, Theo Hernandez, Kier, Bennacer di prima intenzione per Calabria, che non si sovrappone, non serve. Bennacer, la sventagliata per Leao, che accarezza e coccola questo pallone prima di servirlo a Theo Hernandez. Lo scambio con il 79, l'1-2 non si chiude, si torna da che sì. Ora il Milan è in possesso di palla ed è in possesso psicologico e mentale di una partita che poteva piegare i più, ma non questo Milan. Chiede anima Sarri, quella che sta spruzzando da tutti i pori il Milan, e lo vediamo in questa cavalcata anche di Çalhanoğlu. Questo pressing profondissimo fino a Szczęsny, che è costretto ad aprire su Danilo. Concentrato a non sbagliare questo retropassaggio volante per Rugani. 85 sul cronometro. Bernardeschi tra le linee, attenzione ad assorbire il 33. Ha
apertura sulla destra, il traversone sul secondo palo per Douglas Costa, salta più in alto e resiste con una buona stabilità Calabria, che francobolla Douglas Costa, il pallone è uscito. Si respira non solo in campo, anche fuori. È una partita da cardiopalma. 85 in questo momento. Campanile per Bernardeschi, che arpiona questo pallone. Chiude Romagnoli, che allontana, colpendo prima Teo Hernandez. Rimette in gioco velocemente la Juventus, che muove il pallone con Bernardeschi. Ramsey sceglie l'opzione più congeniale a lui. Bentancur, Alexandro, conclusione alta sopra la traversa. Rimessa dal fondo per il Milan. Grande prestazione del Milan. Una Juventus imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan, contando tutte le competizioni. Era la striscia più lunga per i bianconeri in questa, di questa sfida. E il Milan, che ha segnato in tutte le ultime 13 partite di campionato, quindi supera anche il record del settembre 2017, l'ultima striscia più lunga era stata proprio di fine 17. Attenzione Douglas Costa, ancora Kier di testa, sul secondo palo c'è Ramsey che raccoglie questo pallone su di lui, Teo Hernandez, attenzione al giro palla con Bentancur che prova il piatto che termina alto. La Juventus seconda miglior difesa, una squadra che però ha subito meno gol su azione in questo campionato. Il Milan al momento ne ha segnati 4 alla Juventus e in questo campionato non era riuscito nessuno a segnare 4 gol alla Juventus, neanche in Europa. Donnarumma lungo, 88 sul cronometro, AC Milan 4 Juventus 2. Benacer arpiona il pallone. Benacer a buon gioco, Leao decide di non affondare ma mantiene il possesso del pallone e torna all'indietro. Benacer chiama questo pallone che invece scivola da sinistra a destra passando per Kessi, Romagnoli e il rinvio di Donnarumma per Leao che viene cinturato per il collo. Pestone su Bonaventura che è entrato benissimo. Assist, giocate, falli subiti, sono entrati tutti molto bene subito dentro una partita che sapeva di giostra che girava a 2000 all'ora e non è semplice mettere il piede sulla giostra in corsa. Lo hanno fatto bene Çalhanoğlu, Bonaventura, Leao, Krunic, Calabria. Tutti i giocatori subentrati. Ancora Jack Bonaventura ad aprire il pertugio, a renderlo buco tra le maglie della Juventus. E allora Ramsey costretto a tirare il braccio sinistro di Jack Bonaventura. 89 sul cronometro. Dice calma Hakan. Predica calma Hakan Çalhanoğlu. Vedremo se apriamo sulla sinistra Teo Hernandez. Conclusione improvvisa, velenosa, fastidiosa di Hakan Çalhanoğlu. Con il telecomando Hakan, senza barriera,
con Hakan sul pallone è un po' pericoloso. Maledetta del turco. Che sì, alla bandierina. Spostare Frank non è semplice. Arrivano rinforzi. Rimessa laterale per la Juventus. Novantesimo che scocca in questo istante. Minuti di recupero sono 6 minuti. Bentancur esce da un pressing forte dei rossoneri che ora si spingono dalle parti di Danilo con Bennacer, Çalhanoğlu, Krunic, Bonaventura. Tanti uomini in zona palla per andare a rubare la sfera ai bianconeri che sviluppano sulla sinistra con Douglas Costa e Alexandro. 11-12, uno di fianco all'altro, cerca ancora la giocata il brasiliano che scambia con il connazionale. Matuidi torna dal 12. 11 in possesso, la finta di cross e il tentativo di tunnel su Calabria che è entrato concentrato, mentalizzato. Nuovo corner per il Milan, è andato via il primo di recupero, pallone dietro per Danilo. Ramsey, raddoppio sul gallese, pallone riconquistato, allora il Milan può ripartire. Attenzione perché qui si può far male, sbaglia il controllo Hakan, peccato. Era partito Rafael Leao. Bernardeschi su di lui, Rade Krunic. Bennacer ad infastidire e a recuperare un altro pallone grazie all'ausilio di Frank Sì. Poi Bonaventura e Hernandez completano il disimpegno del Milan con Hernandez che aumenta i giri e qui è un fallo, anche qui molto molto al limite. Bentancur un po' frustrato dopo la rimonta del Milan. Anche un intervento in precedenza su Bennacer, un pressing a vuoto che lo ha portato poi a caricare anche i compagni. Hernandez con calma prova addirittura a sorprendere Szczęsny, una scelta particolare questa. Sbaglia Alexandro. Calabria di prima intenzione. Bonucci, ce ne sono andati 2.30 dei 6 di recupero. Bernardeschi lascia il pallone a Ronaldo che apre sulla destra. Attenzione, pallone dentro per Bernardeschi. Ancora Bennacer a rubare un altro pallone e poi che sì, in avanti. Trotta palla al piede e guadagna una rimessa laterale. Arriva l'ingresso in campo di Muratore, numero 38 della Juventus, che prende il posto di Bentancur. Donnarumma, calcione lungo senza pensieri, va bene così, i secondi passano, la boba di Douglas Costa, sventaglia per Ronaldo in area di rigore e arriva anche Calabria ad infastidire Ronaldo. Non riusciamo a guadagnare la rimessa dal fondo, ma guadagniamo il pallone con l'uscita alta e sicura con le manone aperte. Gigio Donnarumma fa sua questa sfera per un Milan che sta per tornare a battere la Juventus dopo tanto tempo. Leao, che sì,
protegge il pallone Krunic. Attenzione a questo pallone, posizione di fuorigioco. L'arbitro lascia proseguire l'azione. Ronaldo mette dentro, ma era evidente la posizione di fuorigioco da parte di Ronaldo. Ultimo minuto, ultimo giro di lancette. Milan 4, Juventus 2. Palla lunga per Leao. Pallone che rimbalza. Allora Alessandro per Rugani, muratore, gira Danilo. Cambia versante il brasiliano per Bonucci. Douglas Costa cerca un altro numero, ma Krunic è ben appostato. Bonucci cambia gioco per Ramsey. Teo Hernandez su di lui. Siamo agli sgoccioli. Sono finiti adesso i 6 minuti di recupero. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Siamo oltre. E arriva in questo istante, fischia il direttore di gara. Il Milan batte la Juventus con il punteggio di 4-2 per effetto delle reti messe a segno da Zlatan Ibrahimovic, Frank Essie, Rafa Leao e Ante Rebic, che ribaltano il doppio vantaggio della Juventus, firmato Rabiot e Ronaldo. Il Milan, dopo la Roma e la Lazio, batte anche la Juventus. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.